Ho partecipato oggi pomeriggio alla prima riunione che è stata fatta per istituire un tavolo tecnico che si occupi di fare linee guida per il pasto da casa, per permettere alle famiglie di dare ai propri figli il pasto da consumare a scuola. A questo tavolo hanno partecipato l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno partecipato l'assessore al bilancio, è stato istituito dall'assessore Aprea, l'assessore all'istruzione, e hanno partecipato anche delle associazioni di genitori. Si è parlato di quelle che sono tutte le problematiche, peraltro risolvibili. Era presente anche l'avvocato che ha rappresentato i genitori a Torino nella sentenza che è stata vinta appunto dai genitori e che ha riconosciuto alle famiglie il diritto di portare il pasto da casa anche per rispetto dell'articolo 34 della Costituzione, che dice che la scuola è per un periodo di vita del ragazzo obbligatoria e gratuita, ed è proprio qui il punto. Vorremmo che per le famiglie più disagiate economicamente fosse comunque prevista in tutti i comuni la gratuità, perché sappiamo che non è così. Abbiamo sollevato vari argomenti riguardo al costo, riguardo alla qualità delle mense, riguardo alla non discriminazione dei bambini che portano il pasto da casa, che non possono essere presi, come è capitato in questi giorni, e mandati a mangiare magari da solo in compagnia di un insegnante in un'aula. Quindi questo tavolo avrà il compito di risolvere tutte queste problematiche, oltre a spendersi a Roma per vedere che vengano date delle linee guida a livello nazionale. Questa è la conclusione di quella che è stata una battaglia che abbiamo portato avanti su richiesta appunto di genitori e anche di alcuni insegnanti, per riconoscere una sovranità alimentare delle famiglie e anche per riconoscere delle problematiche che sono quelle delle mense, che vorremmo che fossero risolte. Questo, nella nostra intenzione, è proprio uno stimolo perché le mense scolastiche funzionino meglio. E vi invitiamo a questo proposito a intervenire a un incontro che ci sarà qua alla Sala Gaber del Palazzo Pirelli il 14 di ottobre alle 18:30, che parlerà proprio del miglioramento di una mensa scolastica sana per la salute dei bambini.